Dottor Claudio Cricelli, Presidente Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie. Quanto è importante questa sfida proprio per la ricerca? La ricerca serve a fare diventare certezza ciò che noi ipotizziamo avvenga. Senza la ricerca rimaniamo alle ipotesi. E le ipotesi che noi dobbiamo porre al mondo della ricerca sono soprattutto quelle da una parte dello sviluppo delle innovazioni, non soltanto dei farmaci, dei trattamenti, delle soluzioni terapeutiche, delle soluzioni di gestione, e dall'altra la ricerca su ciò che sta avvenendo nelle nostre comunità, nell'evoluzione della salute delle persone. Quindi questi due settori sono i nostri obiettivi, su cui dobbiamo concentrare e stiamo concentrando la nostra attività. Voi siete punto di riferimento per i database, per Istat e per il Ministero. Quanto è fondamentale che ci sia un raccordo, che ci sia più razionalizzazione anche nella gestione dei dati? Sì, noi abbiamo offerto alle istituzioni pubbliche i dati ormai giganteschi che sono contenuti nel nostro database nazionale, il CERC. Beh, tenga conto che questi dati sono forniti quotidianamente dai medici di medicina generale del nostro paese, che nell'arco di 20 anni, anche più, hanno costruito una sorta di contenitore in cui si possono trovare tutte le informazioni di quello che succede tutti i giorni nel nostro paese sulla salute dei cittadini di questo paese. Quanto costano, come si comportano, come si comportano i medici, quali sono i risultati di salute per ogni unità di costo investita. Pensate che questo da solo basterebbe a dare un contributo estremamente rilevante al governo di questo sistema. Questi dati vi vengono richiesti dalle multinazionali internazionali, e la sfida aperta Unione Europea e Cina, viste anche le regolamentazioni comunitarie che entreranno in vigore? Beh, attualmente la società e il database sono già compliant con le norme relative alla privacy. L'abbiamo già adeguata al 2020 e alla 536, e cominciano ad arrivare delle richieste da parte di governi di altri paesi che sono interessati a capire alcuni fenomeni che noi per fortuna abbiamo già affrontato. Quindi loro hanno il vantaggio di vedere dei risultati che noi abbiamo dovuto costruire nell'arco di 20 anni. La Cina è un grande paese in evoluzione. Noi contiamo di collaborare con loro, per esempio, nella ricerca sulle malattie cardiovascolari. Quanto è importante un confronto diretto e come è fondamentale il ruolo di FADOI? Noi consideriamo, direi da sempre, la medicina interna, la cosiddetta medicina interna, e la medicina generale come due aspetti del medesimo problema. Consideriamo il FADOI l'associazione di riferimento privilegiata da sempre. Facciamo i congressi insieme e loro rappresentano, come dire, non un'alternativa alla medicina generale, ma la continuità della medicina generale. Da questo punto di vista noi non consideriamo le medicine interne, di cui il FADOI è un rappresentante, come ospitalisti, come dicono gli anglosassoni. Li consideriamo, come dire, all'interno di quelle che si chiamano le cure condivise. Ecco, il paziente è al centro di questo percorso. E noi siamo i due elementi che li accolgono da una parte e dall'altra.